Buon pomeriggio e benvenuti in diretta con la trasmissione più popolare della Calabria. Articolo 21 della Costituzione, la mia libertà, la tua libertà, il pensiero libero di chi ci segue. Oggi devo aprire la trasmissione con due situazioni, una diversa dall'altra. Sicuramente la prima mi vede coinvolto in qualche maniera perché è un'azienda che io seguo da 25 anni, un'azienda tra le più prestigiose oggi nel mondo. Un giornalista ieri sera, dalla Gruber, io stavo seguendo questo 8:30 perché c'era collegato un calabrese che era Nino De Masi, che parlava dei problemi del territorio dell''Ndrangheta e dell'attentato che volevano fargli. Mentre parlava dell'attentato, un giornalista, il direttore di Domani, giornale nazionale legato a De Benedetti come editore, esce fuori e dice: ho un'esclusiva, gli fa la Gruber, un'esclusiva di una multinazionale, un'esclusiva di una multinazionale. E a un certo punto la Gruber gli dice: ma quale esclusiva hai? È un'azienda importante. Ha detto: qual è questa? La Gruber gli dice: ma qual è questa azienda? L'azienda è l'amaro del capo. Il titolo del giornale Domani è precisamente: all''Ndrangheta piace ghiacciato, i PM indagano sull'amaro del capo. Quello che dice si riferisce a una notizia del marzo 2021, dove scrive lo stesso giornalista e direttore Feltri, non è il Feltri vecchio ma un ragazzo, scrive: guardate che non sappiamo se le indagini continuano e non sappiamo neanche se le hanno archiviate, ma nel frattempo è partita la macchina che distrugge poi economicamente e distrugge quello che si costruisce. Perché parlo così? Perché quello che è successo a Francesco D'Agostino, e che è un mio sponsor, Stocco e Stocco, vorrei che non accadesse più a nessuno, perché un anno di vita distrutta a Francesco D'Agostino con vicepresidente del Consiglio regionale, due mafiosi parlavano tra di loro dicendo che l'impresa di D'Agostino appartiene a loro, e quindi hanno pensato bene Palmi, la procura di Palmi, di indagarlo. Gli hanno bloccato conti, hanno creato un danno enorme. Bene, io ho difeso al sangue, come si dice, Francesco D'Agostino, perché è una tua creatura, un po' un'azienda come se fosse tua, perché l'hai vista nascere dal nulla, un piccolo negozio. Oggi 50 dipendenti e 8 milioni di fatturato. E esce completamente estraneo ai fatti, assolto, perché il fatto non sussiste e non viene fatto neanche l'appello da parte della DDA. Quindi significa che era completamente inventato tutto quello che ha subito questo nostro sponsor, Francesco D'Agostino. Ma nel frattempo il danno c'è stato, le telefonate non sono arrivate, passi subito per mafioso, ti hanno distrutto l'azienda. È stato bravo, forte Francesco D'Agostino a resistere. La stessa cosa mi dicono che è accaduta a Mauro Caffè, che passava per strozzinaggio, che prestava i soldi a strozzo. Dopo che hanno distrutto l'azienda con qualche errore di qualche commercialista o di qualche consulente che aveva sbagliato, gli hanno ridato l'azienda in mano e gli hanno detto: guardate, scusate, ci siamo sbagliati. Io conosco questa azienda da 25 anni e nel momento in cui mi avevano censurato, mi avevano fatto tabula rasa, tolto dalle televisioni, questa azienda insieme ad altre hanno protestato e si sono messi in prima fila per dare voce a Lino Polimeni. Io voglio bene a Nuccio Caffo, voglio bene a questa azienda, è un'azienda calabrese. Questa azienda, dove alcuni scrivono, perché vedete, poi subentra la cattiveria, l'invidia, subentra una cosa allucinante. Ora io mi chiedo, se il problema è ambientale, cioè perché questa azienda è all'Imbadi, tante volte mi hanno detto: ma come fa a lavorare l'azienda Caffo che si trova all'Imbadi, dove esiste la più potente organizzazione criminale insieme a quella di Piero Marli, all'Imbadi, come fa a lavorare? Lavora. Ora la domanda che mi pongo io,
Quindi ne creiamo un problema di posto e di ambiente, di famiglie criminali. In Calabria ci sono 220 famiglie di organizzazione criminale. In molte zone lavorano tantissime imprese di grandissimo livello, quindi anche queste dovrebbero andare via. Ma la domanda che io mi pongo è un'altra. Il procuratore Gratteri, Nicola Gratteri, è nato a Gerace, nella Locride. Aspetto ambientale è pessimo, sapete benissimo qual è il problema della Locride. Bene, lui stesso lo ha detto. Andavo a scuola con dei miei compagni che poi ho anche arrestato in corso d'opera. È uscito fuori dalla Locride, da quella zona difficile, un grande magistrato che ci invidiano in tutta Italia. Ora, se questa azienda è il problema che lavora all'Imbadi e qualche mafioso ha parlato di questa impresa, vuol dire che dovete andare voi, tutte le imprese calabresi, dovete andare via dalla Calabria. Io ho pubblicato un post, perché vedete io sono una persona leale e corretta. Io credo, attenzione, se mi sbaglio su Nuccio Caffo, ma non mi sono sbagliato con Ciccio D'Agostino e con altre persone che ho difeso, se mi sbaglio vuol dire che mi brucio le mani, vuol dire che della vita non ho capito nulla. Ho pubblicato questo post, se me lo allarghi, grazie, la foto mia e di Nuccio, quando abbiamo iniziato a pubblicizzare questa azienda, la conoscevano in mezza Calabria. Loro mi hanno detto, tu hai creduto molto nel lavoro che abbiamo fatto. Ho scritto, buongiorno amici di Facebook, mi onoro di essere amico della famiglia Caffo. Da 25 anni sono testimone di un percorso lungo, pieno di successi conquistati cliente dopo cliente. E quando dico cliente dopo cliente, questi però hanno fatto il porta a porta in tante aziende con i loro venditori. Oggi hanno più di 100 venditori, hanno i migliori venditori d'Italia e i migliori ispettori d'Italia, dove parliamo di grandi marche vecchia Romagna, hanno i migliori ispettori che non appartengono al territorio calabrese. Continua il messaggio. Ma soprattutto di sacrifici personali che hanno consentito all'azienda di diventare leader nazionale nel settore. Oggi un giornalista noto per la sua persistenza nel screditare la Calabria tenta di gettare ombre su questa bella storia imprenditoriale. Bisogna andare via dalla Calabria per essere professionalmente credibili? Questa è la domanda che ci poniamo noi. Se è così, allora dobbiamo andare via tutti dalla Calabria, compreso Lino Polimeni. Sono solidale con Nuccio Caffo e vicino alla famiglia Caffo. Ecco, io vedete anche in queste cose, è un territorio, è una terra che non cambia, non capisco. Anche i mi piace e i commenti sono limitati perché hanno paura. Vedete, io non riesco a capire se tu sei amico di una persona, fraterno amico di una persona, per 25 anni passo passo lo stimi e lavori accanto a lui. Cerchi, hai capito che conosci la persona, conosci l'impresa, hai visto come cresce. Bene, anche sui social, anche in questo contesto, non so quanti sono, vai su Facebook, i mi piace. Quel giorno ero lì per firmare il contratto e mi ha fatto visitare l'industria. Neanche in Lombardia hanno l'impresa. Se vai avanti nel filmato, a parte i vari dipendenti che ci sono, se vai avanti nel filmato, vedi un'impresa, un'industria, che ce la invidiano in Lombardia, ce la invidiano in America, per come è, perché quello che io dico al direttore di questo giornale, vieni a vedere la realtà produttiva di questa azienda. Questo è il laboratorio di analisi per quanto riguarda i prodotti e poi se vai ancora giù trovi proprio l'impresa. Vorrei che mi facessi vedere, non so se ce l'hai su Facebook, la parte dei commenti, perché vedete, ecco qua, questa è l'impresa, l'industria. Alza un attimo l'audio, scusa, alza un po' l'audio, alza. Questa è la prima bottiglia a Lino Polimeni. La prima bottiglia a Lino Polimeni, grazie. Andate qua. Impatta già il rumore, no? Ripeto, queste sono immagini, è normale, dal telefonino, è una diretta Facebook, mi pare chiaro che la qualità non è nostra professionale dalle telecamere, ma vi dà l'idea del meccanismo, della funzionalità, dell'industria. Ora io mi chiedo, bisogna difendere al sangue questa impresa
Io non metto in discussione la magistratura, lo sanno benissimo quello che dico dei magistrati e delle forze dell'ordine. Però un articolo di giornale, una inchiesta o delle indagini fatte a marzo 2021 e il giornalista stesso scrive non so se sono state archiviate queste immagini, non può andare in nazionale di fronte al know-how, lo storico, tutto il lavoro che hanno svolto questi signori e buttare il fango in questa maniera. E qualcuno gli ha messo anche il carico, diciamo giustamente, perché siccome fa notizia è giusto buttare fango sulla notizia. Bene, io ripeto, vedremo quello che accade, ma sicuramente è una cosa che non va bene, bisogna andare via di corsa. Io chiedo ai miei ospiti, perché oggi ho degli ospiti importanti legati proprio alle imprese, manco a farla apposta, non sapevamo quello che accadeva e quello che è successo. Tra gli ospiti c'è Silvano Barbalace, abbiamo Confartigianato, buon pomeriggio Silvano, ma bisogna andare via dalla Calabria, bisogna andare via da questo territorio. Voglio un tuo pensiero, perché credo che le 220 famiglie di 'Ndrangheta toccano tutto il territorio, tutto. Vuol dire che non... Allora quando parliamo, scusatemi, delle guardianie nei villaggi, quando impongono la 'Ndrangheta la carne, il pesce, il pane, impongono tutto questo, che vuol dire che l'azienda è collusa con la mafia o è un timore, paura del territorio che dici o fai così o vai via e non lavori più in questo territorio e abbassi la serranda. Dovete decidere voi calabresi cosa abbiamo in questo territorio. Fate finta, io la cosa che mi ha scandalizzato, e poi ve lo dirò dopo, ecco, io dico, ma di fronte a una situazione del genere qual è il ragionamento che bisogna fare? Prego. Beh, buon pomeriggio Lino, ciao, buon caro pomeriggio a te e ai telespettatori. Guarda, io innanzitutto vorrei esprimere la solidarietà personale anche della mia organizzazione alla famiglia Caffo, ovviamente, perché sono vicende che comunque colpiscono e lanciano un messaggio non positivo della Calabria. È spiacevole quando vedi ovviamente dei giornalisti che comunque fanno magari uno scoop in un momento, non guardando che dietro stanno creando un danno di immagine ovviamente ad un'azienda che, non dimentichiamo, è affermata sul campo internazionale mondiale e soprattutto è un'azienda che porta in giro un'immagine positiva della Calabria, perché come CAF ce ne sono tantissime aziende calabresi che, ahimè, si muovono in un contesto ambientale difficile, è inutile nasconderlo. Se pensiamo ovviamente che la 'Ndrangheta non esista, diciamo ovviamente una menzogna. Se pensiamo che in Calabria fare impresa sia facile, non lo è assolutamente, ma non vuol dire ovviamente che le imprese, sol perché operano in un determinato territorio in cui magari la presenza criminale è anche importante, vuol dire che siano colluse con la mafia. Anzi, tanto di cappello a chi riesce ovviamente a costruire una realtà imprenditoriale in Calabria, in questa terra ovviamente difficile, e soprattutto in quel luogo, è un grazie, perché dà comunque tanto spazio anche a tantissime famiglie ovviamente che poi grazie ovviamente al lavoro riescono ovviamente a mandare avanti la loro azienda. Poi è normale che magari ci sarà, ripeto, il giornalista che fa lo scoop. Sì, ma la domanda è questa: chi paga i danni? Chi paga i danni? Il problema è che in termini di immagine, secondo me, è abbastanza importante, ma anche per quanto riguarda, credo, la coscienza, insomma, della famiglia Caffo. Beh, attenzione, è normale che la riuscire... conosciamo noi la famiglia Caffo, ma i buyer che sono a Milano o all'estero mica... L'immagine, cioè, certo, assolutamente. E sono arrivate, intanto voglio dire, centinaia di attestati di solidarietà. Pensate, tanti giornali nazionali hanno chiesto se volesse fare diritto di replica o replicare. Tanti buyer hanno chiamato dicendo siamo con te e continuiamo a lavorare, sappiamo che siete persone serie e crediamo in quello che avete fatto. Ci sono circa 200 dipendenti, 100 nel mercato in tutta l'Italia, 50 in azienda. Ecco, quando un direttore, lo stesso Caffo, lo inviterà a venire a vedere la società, poi si renderà conto di quello che è realtà, perché se è così, allora anch'io devo camminare scortato con 10 carabinieri, perché se parlo
di una situazione di piromarli, eccetera. Mancuso, mi muovo su Crotone, mi muovo dovunque, allora non riesco a comprendere come si possa fare impresa in questo territorio. Io faccio il mio lavoro, non temo e non ho paura di nessuno. Poi, se alle spalle, di dietro, qualcuno mi punta una pistola e mi spara, certamente questo è un fatto che potrebbe anche accadere. Qualche malato di testa che pensa che la libera informazione corretta è quella che mantiene anche una certa coerenza, senza fare tabula rasa di nessuno, cerchiamo di essere coerenti con il lavoro che facciamo. Allora, detto questo, prima di andare in pubblicità e parlare poi con i miei ospiti, che li presento subito, sono, a parte Silvano Barbalaccia, che abbiamo già sentito segretario regionale Confartigianato, Vincenzo Caruso della Palermo Ferro Battuto. Buon pomeriggio, caro Vincenzo, anche a te, grazie per essere presente nei nostri studi. Poi abbiamo un amico che ho già conosciuto, intanto se vuoi salutare e dire qualcosa, Vincenzo, puoi dirla benissimo. Grazie, grazie per l'invito, buonasera a tutti e siamo qui oggi per discutere un po' delle imprese. In termini positivi. Poi abbiamo Salvatore Assolino che ho avuto il piacere di conoscere 15 anni fa, sono andato a trovarlo nella sua impresa che rimane a Crotone, precisamente dove? Crotone, località Passovecchio. Passovecchio, prima eri all'interno del... Prima eravamo a Papanice, in un piccolo laboratorio e poi da lì diciamo che... Anche voi non scherzate con l'aspetto ambientale. Sì, diciamo che anche da noi come aspetto ambientale non si scherza, però la problematica, insomma, ci sono, li conosciamo, però diciamo che la Calabria non è solo questo, insomma, il messaggio che dobbiamo dare oggi io penso che è proprio questo, non è solo... Drangheta, ma sono la Calabria e anche tante altre cose, bellezza, natura, cioè lavoro, perché siamo tanti imprenditori che ci diamo da fare e diamo lavoro e... Quanti dipendenti hai il Salvatore? 5 dipendenti abbiamo 5 noi. Dipendenti. Sì. Invece mi pare Vincenzo aveva detto 13 dipendenti e poi abbiamo dei collegamenti, non so se è già collegato con noi, Antonio Fragomeni, che pasticceria Fragomeni da Reggio Calabria, ha 50 dipendenti, pensate, 50 buste paga, poi lo colleghiamo. Però prima di collegarlo, nel frattempo, voglio far vedere una foto, perché io con l'arma dei carabinieri c'è un certo feeling, un certo rispetto, e quando in Calabria la politica si ricorda più di un politico che esce dal carcere che di un colonnello o di un... Ecco, facciamolo vedere questo colonnello. Eccolo qua, il Covid ha ucciso il capo di Stato Maggiore, il colonnello Salvo Gaiano. Salvo Gaiano ha lavorato per tanti anni in Calabria, adesso era nell'Interforza Sicilia e Calabria con sede a, precisamente a Messina. Pensate, è andato a fare una visita a Modena per una visita specialistica, ha contratto il Covid, bene, nasce nel 1963, 58 anni credo, poi abbiamo comandante plotone 10° battaglione di Napoli, c'è tutta la sua carriera, comandante del nucleo qui radiomobile a Bianco in provincia di Reggio Calabria tra il 92 e il 94, comandante squadrone aliportato cacciatori di Calabria, quindi immaginate andava a scovare i latitanti, 94-95, nucleo investigativo a Reggio Calabria 95-97, ancora a Ragusa ma a Reggio Calabria tra il 2014, nella scuola allievi carabinieri 2014-2015 e comandante provinciale anche presso Crotone tra il 2015 e il 2017, lo ricordiamo con affetto veramente, fino ad oggi capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale. Ora il pensiero... Se c'è una foto diretta proprio del colonnello, quando sento che la politica è solidale con l'uscita dal carcere di Alessandro Nicolò, che non discutiamo, che deve essere solidale con il signore che esce il politico che esce dal carcere, ma dovrebbe essere anche solidale la politica con un uomo dello Stato che ha fatto onore a tutti i calabresi e ricordarlo con l'altra foto che ti ho mandato, Vanni, se ce l'hai, va bene, se no va bene anche questa, questo è quello che è successo e ricordarlo in questa maniera per noi è il minimo, anzi è un onore ricordare quest'uomo che ha dedicato parte dei suoi anni su questo territorio, questa è la realtà. Noi andiamo avanti dopo la pubblicità, onore al colonnello, fatemi vedere di nuovo il nome del colonnello e ricordarlo
a tutti quelli che l'hanno conosciuto e voluto bene. E lui, credo che anche Crotone nei 2 anni se lo ricorda veramente con grande affetto. Da parte nostra di Articolo 21 e di tutta la famiglia televisiva di Calabria TV e della redazione Articolo 21, siamo vicini alla famiglia dell'Arma dei Carabinieri. E questo signore lascia, immagino, anche dei figli e una moglie, e quindi così giovane è andato via per colpa di questo virus che sta veramente facendo tabula rasa di tante persone e di tanta gente che non riesce più a vivere tranquillamente da 2 anni a questa parte, dopo la pubblicità. Bene, ritorniamo in diretta. Allora, credo che ce l'abbiamo poi Fragomeni collegato con noi da Reggio Calabria. Carissimo Fragomeni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Ecco, intanto complimenti, so che è una bellissima realtà. Ti devi mettere un po' centrale perché ti stai spostando, ti stai spostando. No, verso sinistra, al contrario. Ancora? Ok, adesso è perfetto, benissimo, perfetto. Allora, complimenti, intanto qui ti vogliono salutare anche i colleghi. C'è l'amico Silvano Barbalaccia, che è il responsabile regionale, e i colleghi Astorino e Caruso. Senti, Fragomeni, 50 dipendenti di questi tempi, come si fa, anche perché gestire in questo territorio è difficile, no? Sì, diciamo che io ho la fortuna di avere intanto la passione per questo lavoro, quindi chi ha la passione e svolge delle cose normali, una persona normale avrebbe difficoltà a fare. Poi ho la fortuna anche di avere dei collaboratori importanti, ho delle persone che comunque mi aiutano nel portare avanti il nostro lavoro, i miei figli, mia moglie, quindi la mia famiglia intanto mi dà una grossa mano, perché una delle realtà, insomma, sono anche i miei figli, che comunque stanno vedendo un percorso importante di crescita e di innovazione per quanto riguarda il nostro lavoro. Io sono convinto che Reggio Calabria è un territorio importante dove e comunque c'è la possibilità di lavorare, e tutto sta nel capire e dare l'importanza al lavoro. La dignità del lavoro, secondo me, è la base dell'uomo, quindi ognuno di noi dovrebbe investire su questo aspetto. Senti, ho aperto un attimo con te, perché sì, sentendo il responsabile regionale anche dei sindacati, no? CGL, CISL, UIL, avevano dichiarato, e quindi da questo parte anche la discussione poi con l'ospite, il segretario regionale della Confartigianato, dicendo che oggi i ragazzi, le persone, tu hai 50 dipendenti, non vogliono lavorare perché, secondo molti, il reddito di cittadinanza ha escluso il lavoro. Angelo Sposato della CGL dice: se ci sono i contratti che pagassero come è giusto da contratto, nessuno si rifiuta per quanto riguarda il lavoro. Li accompagno io a firmare i contratti da 1.200-1.300 euro al mese. Qual è il problema secondo te, Antonio? Ma secondo me sono una serie di problemi, perché non è mai un problema solo a scatenare un problema di questo genere. E la prima causa, secondo il mio punto di vista, è che noi ci manca il personale straniero, perché noi per tanti anni nel nostro settore abbiamo, diciamo, adoperato personale straniero che ci aiutava soprattutto negli orari più difficili, tipo le gelaterie o i ristoranti o i bar che chiudevano comunque tardi la sera. Gran parte del personale era straniero, perché comunque era gente che aveva voglia di lavorare. A Reggio purtroppo non esiste una cultura importante sul lavoro, perché chi può, vive sulle spalle dei genitori o dei nonni, perché magari per loro è più importante andare a mare e farsi mantenere dal papà o dal nonno. Quindi fammi capire, qualcuno ha detto, scusa Fragomeni, e poi passo a Silvano, qualcuno ha detto che oggi il cameriere, lavorare in cucina, lavorare negli alberghi, il lavoro non lo vuole fare più nessuno perché troppo sacrifici e molti si vergognano, sì. È così o no? Sì. No, si vergognano, non è così, è il fatto che prima questi ruoli li assumevano, ripeto, le persone straniere, no? È difficile che noi troviamo, tra virgolette, un lavapiatti che sia italiano, insomma saranno indiani o di altre, perché comunque si deve lavorare, bisogna fare sacrifici. Il reggino, insomma il popolo del sud, insomma nel sacrificio non è tanto propenso a farlo, ma questo è perché non c'è bisogno, cioè mentre lo straniero viene qua e ha bisogno di lavorare, quindi
si adegua e A qualunque si. cosa, si adegua a tutto, tu dici. Magari il regino sa, dice, io mi vado a fare a lavorare tanti soldi per uscire sabato, mi dà mio padre, mi dà mio nonno, mi dà mio zio. Quindi, altre volte è la cultura che comunque ci crea questo tipo di disagio, Bene, perché rimani un attimino. Silvano, partiamo proprio da qual è il problema delle imprese? Al di là che l'argomento di oggi è anche sono le materie prime, no? Questo aumento sproporzionato del 100%, 200%, la farina che aumenta, il carburante, il metano da 99 centesimi a 2 euro. C'è una situazione di prezzi, sono aumentati del 200, 300, ecco, aumenta il costo per pane e pasta, dopo luce, gas, carburante, rincari colpiscono anche pane, pasta, pizza e altri prodotti da forno. Ecco, cosa sta accadendo al nostro mercato? Ma guarda, la situazione comincia ad essere un po' preoccupante perché comunque al di là, subito dopo ovviamente il periodo della pandemia, adesso si parla, si vede anzi una ripresa dal punto di vista economico per le imprese, si sta muovendo insomma un po' il mercato, le stime ovviamente del PIL sono in crescita, quindi positiva. Però abbiamo di contro, come dicevi tu, una inflazione insomma, che sta crescendo. Bisogna capire se questa è un'inflazione legata a un momento temporaneo o diversamente più stabile. E abbiamo queste materie prime il costo delle materie prime che sta notevolmente aumentando. Noi proprio di recente abbiamo pubblicato dei dati del nostro centro studi dell'Osservatorio regionale di Confartigianato Imprese Calabria, che stima che riguardo proprio al territorio regionale, quindi al territorio della Calabria, 309 milioni di euro di aumenti del costo delle materie prime per le nostre piccole imprese. Di queste sono interessate ovviamente 18.000 micro e piccole imprese calabresi, di cui 11.000 sono artigiani. Ovviamente questi costi poi si tramutano poi in costi aumentati lato cliente. Noi abbiamo oggi Hai ospite qui in studio diverse aziende dei vari comparti che ti potranno ovviamente confermare come necessariamente si sono trovate nella condizione di dover rivedere alle volte, laddove è stato possibile, i costi ovviamente finali del loro prodotto, ma non in tutti i casi questo è stato possibile. Per cui ci troviamo anche in situazioni paradossali in cui al costo della materia prima abbiamo magari contratti vecchi, pensiamo alla metalmeccanica, pensiamo al settore dell'edilizia, e che ovviamente però tu devi onorare, quindi hai un rischio di trovarti ovviamente con una produttività inferiore. Questo crea un grande problema ovviamente alle imprese su cui bisogna intervenire ovviamente per cercare di risolvere questo problema. Attenzione perché accanto all'aumento delle materie prime, non dimentichiamo che tante materie prime cominciano ad essere anche introvabili, o meglio, si ritardano i tempi di consegna, ritardo ovviamente sui contratti. Le nostre piccole imprese magari hanno previsto dei contratti che non erano perfettamente, non prevedevano queste, diciamo, particolarità e quindi oggi si trovano a dover affrontare tante questioni su cui bisogna ovviamente stare abbastanza attenti proprio per evitare che da un lato la crescita economica prevista non si tramuti poi ovviamente in un cavallo di Troia. Salvatore Assolino, e aumentano anche diciamo, il confezionamento della scatola, la carta in questo caso, il prodotto abbiamo detto della pasta. Che difficoltà avete avuto in questo momento e come la regione o avete chiesto aiuto a qualcuno? Allora, il problema appunto non è solo l'aumento della semola e della farina, ma c'è stato anche l'aumento della plastica, dei cartoni, dell'energia elettrica, del metano. Tutti questi aumenti hanno sfiorato quasi al 40%. Noi abbiamo fatto dei piccoli aumenti della pasta, abbiamo potuto fare un aumento sul listino del 10%, quindi significa che il restante 30% ce lo siamo dovuti accollare noi, quindi ci siamo visti in questo momento il nostro guadagno si sta assottigliando sempre di più, quindi cioè, sta diventando sempre più difficile andare avanti, però nonostante tutto ce la mettiamo tutta, cerchiamo di darci da fare, però la problematica c'è. Ed è importante, quindi io la cosa che dico è che in questo momento secondo me la politica deve farsi carico di questo problema e cercare almeno sulle materie prime, tipo la semola, che sono la farina, che sono beni di prima necessità, cioè bisogna che Mi hanno qualcuno detto a intervenga. Sorino che un sacco di farina per pane di grano da 55 euro è passato a 99 euro. È Esattamente, così? esattamente. Sì, assolutamente.
stiamo sfiorando veramente, ormai c'è un aumento del 100% delle farine e delle semole, però tu non puoi aumentare la pasta del 100%, voglio dire, perché altrimenti poi non sei più competitivo, quindi rischi pure... Scusami, ma questo problema poi non ricade sulla manodopera, ricade sul lavoro e quindi qualcuno paga il sacrificio per non mantenere il prezzo, per non alzare il prezzo? Allora, in questo momento il sacrificio lo stiamo pagando noi imprenditori, perché naturalmente il dipendente giustamente va sempre, lo stipendio glielo devi dare, quindi non è che gli puoi dire guarda, e mi è aumentata la semola e ti abbasso lo stipendio, cioè sarebbe... Assolutamente. Quindi di conseguenza quelli che ci accogliamo di più le spese in questo momento siamo noi in prima linea, cioè l'imprenditore. E quindi è importante che veramente qualcuno si faccia carico di questa problematica. Beh, ed intervenga, insomma. Vincenzo, ecco. Caruso, Palermo Ferro battuto, in questo caso addirittura il ferro mi danno un aumento anche del 200%, quindi al di là dell'aspetto artigianale sicuramente come commercializzerà, lei non farà sicuramente pesare al cliente questi aumenti, perché se terrorizziamo i clienti qui non vende più nessuno, è così Caruso? Materiali siderurgici hanno avuto un incremento del 200%, in alcuni casi anche superiori. È chiaro che non facciamo allarmismi ribaltando sui clienti finali questi aumenti dei prezzi così sconsiderati, e quindi cerchiamo di mitigare a valle l'effetto dell'aumento dei prezzi. Volevo fare una considerazione. Senta, però... Scusi Caruso, prima che mi risponda, è possibile che il 110% abbia fatto saltare i prezzi? Sì, questo è uno dei fattori secondo me che ha prodotto un aumento dei prezzi, ma non è l'unico. Sarebbe un errore far credere a tutti che l'aumento dei prezzi derivi dal 110%. Ci sono dei fattori di natura macroeconomica e globale. Ormai i mercati sono sempre più interconnessi e quindi la ricerca dell'aumento dei prezzi deve essere per ogni singolo settore fatta in maniera più approfondita. Per esempio nel nostro caso l'aumento dei prezzi deriva anche da una politica di dazi fatti dall'Europa sull'ingresso di materie prime nel mercato europeo dai mercati dell'Est Europa. Quindi qui bisognerebbe fare una considerazione, un appello alle forze politiche italiane, se non europee, di intervenire sulle produzioni industriali di prodotti siderurgici, quindi riportando in Italia o in Europa la capacità produttiva che nel tempo è stata persa. Questo, secondo me, a lungo andare è anche un fattore positivo, cioè significa che mentre prima eravamo dipendenti da forti importazioni dall'estero, adesso dobbiamo ricercare le produzioni nuovamente, di riportarle in Italia e in Europa. Questo potrebbe creare anche ulteriore sviluppo nel nostro continente. Più, diciamo, nel nostro caso e nella nostra piccola realtà, dobbiamo anche dire che l'aumento dei prezzi potrebbe anche essere un altro fattore positivo, perché per anni abbiamo vissuto una crisi dovuta dal 2008 in poi, una crisi quindi con un mantenimento dei prezzi molto bassi, a volte lavorando anche sotto costo. Quindi diciamo non tutti i mali vengono per nuocere, io dico questo. 2008-2009 parte la grande crisi, da quel momento non c'è stata una vera e propria ripresa, tranne l'ultimo periodo, questo di Draghi, che parla del 6% del PIL, parla di un mercato diverso, di una ripresa, ma diciamo che dal 2008-2009 c'è stata una crisi che già colpiva le imprese. Eh sì, esatto, quindi i mercati erano fortemente depressi, quindi un aumento dei prezzi in questo momento si è esploso, si è manifestato tutto in un colpo. E diciamo che a farne le spese siamo un po' tutti i calabresi, tutti gli italiani, perché poi perdiamo potere di acquisto. Anche su questo bisognerebbe fare una riflessione, e mi riallaccio a quello che si diceva prima. I dipendenti pagano lo scotto di questo aumento dei prezzi, certo, perché quando poi diventano padri di famiglia e vanno a fare la spesa, vanno a comprare nuovi prodotti, poi hanno un problema serio. E allora lì bisognerebbe intervenire sulle politiche salariali e discutere anche eventualmente
quello che potrebbe essere un miglioramento delle condizioni di vita dei nostri lavoratori. Ricordiamoci che la soddisfazione dei nostri lavoratori è anche motivo di successo delle nostre aziende. Assolutamente, una volta che si formano mi pare chiaro che vi ritenete belli stretti. Fragomeni, senta, io ricordo, a parte essendo regino, diciamo, conosco bene una delle sue prime attività che era in via Nicola Furnari, se non erro. Esatto? Sì, da quando sbaglio il ferro, sì. Ecco, diciamo nella traversa, in una traversa di via Nicola Furnari. Sì, sì. Esatto. Sì, siamo ancora. Siete anche lì ancora, sì. Sì, quella è la sede centrale. Quella è quella storica. Senta, io ricordo, mi dica se sbaglio, e questo vale per tutti i pasticceri in Italia e all'estero che ci stanno seguendo, ma quelli principalmente in Calabria. Una volta tu entravi in un negozio, in una pasticceria, e cominciavi a prendere 4 kg di torrone di questo, 3 kg di quello, 5 panettoni, cioè cominciavi ad acquistare tanti di quei prodotti che poi il 6 gennaio la metà li buttavi. È così? Era così una volta. Oggi sembra che il cliente tipo veramente è col contagocce, prende quello che serve. È così, Fragomeni? È così da una parte, perché comunque poi l'offerta è aumentata, nel senso noi riusciamo a produrre più cose e la gente è interessata anche ad altri aspetti, perché una volta si intendeva solo a mangiare un prodotto, oggi il confezionamento, la decorazione, la stoffa, tutto quello che comunque serve per fare un regalo durante il periodo di feste, forse è un valore ancora più importante del prodotto. Quindi il mercato cambia, ma questo penso che sia un fattore normale. Anche i consumi sicuramente cambiano, in proporzione si consuma meno dolci rispetto a una volta, ma perché si mangiavano solo in alcuni periodi. Ora i dolci li mangiamo quasi tutti i giorni. È vero, ha ragione, è vero. Una volta si portava la pastella alla domenica, il vassoio, sì. Che si aspettava questo vassoio della domenica. A parte le polpette che erano sempre pronte a pranzo, a casa, a casa delle nonne e delle mamme, ricordo questo vassoio della domenica. Senta, mi faccio un esempio. Oggi l'aumento del panettone, della materia prima, diciamo il panettone artigianale, sicuramente non è il panettone da 5 euro, quanto euro, quello delle multinazionali, il consumo largo, diciamo che un panettone che la qualità lascia il tempo che trova sempre, sicuramente è un prodotto di largo consumo per chi ha meno possibilità di comprare l'artigianale. Ora, mi faccio un esempio, il panettone quest'anno di fronte a quello dell'anno scorso, 2 anni fa, 2019, di quanto è aumentato? Ma diciamo che è aumentato perché comunque è cambiato anche la richiesta, perché ora comunque è importante la specialità, è importante la confezione, quindi il prezzo è aumentato, diciamo, tutto sommato, ma perché comunque la richiesta è diversa. Mentre una volta c'era un'offerta minore, quindi si faceva il panettone in 2-3 modi, ora diciamo ognuno di noi fa 10-15 gusti di panettone, quindi al pistacchio, alla marena, al bergamotto. Noi siamo fortunati a Reggio Calabria perché il cittadino reggino è uno che ne capisce, che se ne c'è la cultura della pasticceria regina insieme a quella messinese, siete degli esperti nel settore, la gente il prodotto buono lo conosce. Ma questi aumenti l'hanno toccata lei nella tasca, diciamo, cioè vive questi aumenti nei consumi, nella corrente, nelle materie prime? Sì, noi soffriamo, è normale che soffriamo, perché tutto quello che succede nel bene e nel male poi noi lo assorbiamo, però la gente, diciamo, tutto sommato a Reggio è abituata, diciamo, bene, perché riesce a distinguere se un prodotto ha un valore, ecco, non è sprovveduta. Il cliente reggino è uno che ne capisce ed è molto esigente. Diciamo, è un cliente esigente. Per noi è un motivo di crescere, perché comunque ci fa... Sì, ci stimola a crescere, noi più loro ci fanno richieste particolari, più difficile, più ci fanno bene. Allora, intanto ringrazio Fragomeni che si è collegato da Reggio Calabria. Se vuole aggiungere qualcosa lo può fare, perché io poi ho altri collegamenti via Skype. La ringrazio per il contributo che ha dato, sicuramente la professionalità, il lavoro, la dedizione è dedicata precisamente anche a quello che è la formazione dei suoi ragazzi, perché oggi formare un pasticcere sicuramente lei non se lo fa scappare una volta che lo forma. Mi dispiace
pace che purtroppo spesso viene usata manodopera straniera e tanti italiani si rifiutano di lavorare, preferiscono, come dice lei, rimanere a casa o passeggiare. Certamente è un peccato per la città di Reggio. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro e buone feste. Grazie a tutti voi e buon proseguimento di... Grazie ad Antonio Fragomeni, pasticcere, grande pasticcere di Reggio Calabria. Allora, noi andiamo avanti. Silvano, ecco, la capacità anche di tenere tanti posti di lavoro, come diceva Fragomeni, come lo stesso Assolino e Caruso, dà l'idea di quello che è il... Ecco, ma per quanto riguarda la fiscalizzazione, ecco, il personale, io... C'è in mente sempre questa zona franca, no? Perché noi siamo un territorio povero, un territorio difficile. Se non ci sarà la zona franca, inteso che voi parlate di apprendistato di 3 anni, benissimo, però al di là dell'apprendistato e i contratti di formazione, perché oggi ci sono dei contratti che agevolano in qualche maniera, no? Il costo di un dipendente per un'azienda deriva da molti fattori, qui li abbiamo elencati, vai, dimmi se va bene, se per te questa lista di aumenti e di fattori... costo del personale. Noi paghiamo, le aziende pagano ovviamente una percentuale elevatissima rispetto ovviamente agli altri, anche in confronto agli altri paesi ovviamente europei. Noi il costo dell'Italia, il costo del personale ovviamente in Italia è notevolmente superiore. Siamo, mi pare che intorno al 46%. Quindi una percentuale molto elevata, tant'è che infatti proprio l'aumento delle materie prime è legato, per poterlo combattere, ad una riduzione necessaria della pressione ovviamente sia fiscale ma anche del costo ovviamente del lavoro. Tu parli di fiscalità zero, guarda, c'è lo strumento, io lo dicevo prima in privato, c'è uno strumento che nel mondo dell'artigianato è molto utilizzato, che è quello appunto dell'apprendistato, perché è lo strumento più semplice per consentire, proprio nei casi come diceva Fragomeni, l'ingresso dei giovani nella bottega artigiana. Fammi un esempio. Ma il giovane ovviamente che deve iniziare a lavorare, nel momento in cui entra in un'azienda, ovviamente non conosce l'attività artigianale, deve ovviamente essere istruito, deve essere formato, un percorso che non dura ovviamente un giorno, per diventare pasticcere c'è una strada, un percorso ovviamente da seguire. Bene, lo strumento contrattuale che ti consente di fare questo si chiama apprendistato nel mondo dell'artigianato, che è molto utilizzato, noi chiediamo da sempre... Dal governo ovviamente di poterlo incentivare. Scusa Silvano, in questi 3 anni ci sono anche i contributi dello Stato? Allora, sull'apprendistato ovviamente l'impresa deve versare... Si versano i contributi, voglio dire, le imprese? Allo stato attuale sì, noi infatti stiamo chiedendo ovviamente che nell'ultima legge di bilancio del 2019 era stato introdotto, se non ricordo male, uno sgravio contributivo triennale, perché l'apprendistato va da 3 ai 5 anni come formula contrattuale. Noi ovviamente chiediamo ovviamente che questa formula di contribuzione, di decontribuzione, sia strutturale, perché ripeto, l'apprendistato è l'unico strumento che consente al giovane di entrare in azienda, comprendere bene il lavoro e ovviamente essere poi, dopo un tot anno di formazione, poter rimanere ovviamente quindi in azienda. Quindi parliamo di un contratto a tempo determinato, giusto? È un contratto a tempo indeterminato, viene ovviamente considerato un contratto a tempo indeterminato l'apprendistato, dove però c'è un periodo ovviamente di formazione pratica in azienda e teorica, anche con alcune nozioni teoriche ridotte ovviamente all'osso. Sicuramente l'apprendistato va rivisto come formulazione diciamo nella sua attuazione pratica, perché è un po', diciamo, macchinoso nella sua esecuzione e applicazione, però è lo strumento di cui oggi disponiamo e che va semplicemente incentivato da parte del governo. Che poi al di fuori ovviamente del discorso dell'apprendistato ci sia una problematica più generale su quello che è il costo ovviamente del lavoro, quello è un problema su cui costantemente solleviamo la problematica, ma che trova poca rispondenza, diciamo, nel governo, anche se sempre nell'ultima legge di bilancio era stato ritoccato, nel 2019 era stata ritoccata ovviamente la contribuzione sull'INAIL, ci sono nuovi interventi adesso per quanto riguarda il taglio dell'IRPEF, però comunque bisogna intervenire in maniera strutturale con una riforma che sia realmente dal lato delle imprese, perché altrimenti su questo ambito ci troviamo
a non riuscire ad essere competitive con il resto dell'Europa. Bene, ti ringrazio. Andiamo un attimo in pubblicità perché poi ci colleghiamo con un cliente, un gruppo importante che è il gruppo Expert, e via Skype. Poi continuiamo sia con Astorino che con Caruso e collegheremo da Cosenza precisamente Francesco Pulice, un salumificio dei fratelli Pulice che si trova a Carolei in provincia di Cosenza, per capire insieme come fare impresa in Calabria è difficile, perché poi me lo dirà Salvatore Assolino, ma anche è difficile fare impresa, Salvatore. Perché se noi parliamo anche del crotonese, dove sembra quasi che veramente siamo tagliati fuori È dalle vero, vie, è dalla vero. viabilità, I trasporti zero, esattamente, con i trasporti. Noi abbiamo, quando abbiamo anche realizzato un'azienda che vende, che fa e-commerce, noi rispetto per esempio agli altri abbiamo una differenza di consegna di quasi 24 ore, proprio per questo motivo, perché purtroppo Crotone, da un punto di vista della viabilità, è difficile arrivarci, cioè per fare un tratto di 50 km Catanzaro-Crotone ci si impiega quasi un'ora È di vero, macchina. anche perché se ti blocchi a Botticello, a Cropani, Esattamente, o Cropani, cioè cioè siamo. finisci di arrivare al centro. Per non parlare, se andiamo verso il nord, verso Sibari, verso Rossano e Corigliano, che addirittura se hanno messo solo delle autovelox per risolvere il problema, ma il problema Non non si è risolve così, mettendo si risolve il problema gli autovelox. perché non è prevenzione, ma Esattamente, cioè è è fare cassa dei repressione. comuni, esatto. Repressione, perché poi se dobbiamo fare la cassa ai comuni che sono in difficoltà e non riescono a incassare i soldi dei contribuenti, in questo caso, sapete che i comuni più grandi, parliamo delle capoluoghi di provincia come Reggio Calabria, come Crotone, come Vibo, come Cosenza, supera il 50% le persone che non pagano la tassa sui rifiuti e le varie tasse che ci sono, che devono contribuire a rendere il comune più florido come cassa. Quindi si supera il 50% di chi non risponde. Spesso molti comuni non danno servizi. Se pensiamo a quello che sta accadendo a Reggio Calabria, a Vibo o a Cosenza, è normale, problemi di acqua, problemi di ambientali enormi, vedi le difficoltà che ci sono. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo di nuovo in diretta. Abbiamo collegato Giuseppe Macri del gruppo Expert. Che buon Natale, posso dire già buon Natale, no? Buon Natale a tutti, buon Ah, pomeriggio. perché Giuseppe, porti delle novità e dei regali. Intanto ti lascio la linea per 2 minuti per dirmi quali sono le proposte del gruppo Expert. Parliamo Sì, ti ringrazio. sicuramente i portali, a Corigliano. Poi vai, dimmi i punti dove sono. Sì, intanto colgo l'occasione per ringraziarti, Lino, e salutare tutti i telespettatori e gli ospiti che hai in studio. Mi colgo l'occasione per diciamo, comunicare a tutti i clienti delle grandissime attività promozionali che sono presenti nei nostri punti vendita, come hai detto tu di Corigliano, Portali, di Cinque Fronti, Centro Commerciale Pewi e di Porto degli Ulivi. Fino al 12 di dicembre avremo delle attività che andranno dal meno 25 trasversale su tantissimi prodotti, su tutti gli elettrodomestici, meno 25% su tutti i climatizzatori, su una vasta selezione di televisori, meno 25% sui piccoli elettrodomestici e su tantissimi prodotti di Casalingo e Lista Nozze. Quindi, quale miglior momento se si vuole pensare a un ottimo regalo da fare, venire a visitare i nostri negozi e a trovare le imperdibili offerte che possiamo proporre? Senti Diciamo Giuseppe, mi stai che stiamo dicendo che in prolungando questo quello che è momento. stato il Black Friday. Ah, ok. Ma Io fino al sentivo in 12, studio fino a. parlare di rincaro prezzi. No, ha colpito molto anche noi questo aumento dei prezzi, ma noi abbiamo deciso di mantenere dei prezzi molto competitivi e di proporre alla nostra clientela delle offerte davvero imperdibili. Senti Giuseppe, volevo chiederti, fino al 12 di dicembre, quindi al di là del venerdì nero e dei grandi sconti, continua l'offerta del gruppo Nifra, l'Expert? Sì, perfetto, come dici tu, continua questa grandiosa offerta che ci ha portato dei grandissimi risultati e che abbiamo voluto riproporre per i nostri clienti. Quindi diciamo che da noi il Black Friday ancora continua, anche se con un titolo diverso, che noi lo chiamiamo Orange Christmas, ma è una continuazione del Black Friday in tutti gli effetti.
Bene, allora io ti ringrazio nel frattempo, ci vediamo in un prossimo collegamento, però so che c'è uno spot legato a saluti a tutti i dipendenti del gruppo Nifral, gruppo Expert, grandi professionisti, anche tu Giuseppe, non sei da meno, un abbraccio. Grazie, e buon Lino. Lavoro. Grazie. Un abbraccio e un saluto a tutti, una buona giornata e buon lavoro. Babbo, non prendertela. Gli esperti siamo noi. Bene, torniamo, è l'area di festa, di regali, immaginiamo. Ora torniamo di nuovo a quello che è il lavoro, nel collegamento ci saranno altri imprenditori da tutta la Calabria che sono collegati con noi, noi siamo in onda tutti i giorni da lunedì, togliamo grazie Giuseppe Macri, io non sono responsabile di Expert, grazie, e andiamo un attimo a Storina, scusami Salvatore, perdonami, quando si parla del lavoro, perché molti stanno scrivendo, ma quanto pagano loro, perché molti stanno scrivendo anche su WhatsApp il messaggio, quanto pagano l'ora, non riesco a lavorare, ho bisogno di lavorare, eccetera. Comunque c'è da dire una cosa, e questa mi tocca anche per esperienza personale. Una volta, prima del reddito di cittadinanza, arrivavano tanti messaggi di gente che voleva lavorare. Pensate che si raccomandavano per fare il cameriere. Oggi di questi messaggi non ne arriva più nessuno, di nessun tipo. Veramente deve essere qualche over 50, over 60 che ha problemi di lavoro. Nessun giovane si è rivolto a noi da quando è subentrato il reddito di cittadinanza. Questo è un dato che io do, Silvano. Guarda, come diceva Fragomeni in apertura di trasmissione. Cioè Lignano, l'extracomunitario, ha preso il posto dei lavori più umili agli italiani? Allora, guarda, che ci sia ovviamente da parte dei giovani un distacco un po' per quanto riguarda questi lavori considerati forse un po' più umili, ma insomma non direi, perché ovviamente ogni tipo di lavoro è sempre entusiasmante, nobile e va sempre ovviamente apprezzato. Che però ci sia stato un allontanamento da parte dei giovani da alcune tipologie di lavoro e che quindi abbia trovato spazio magari più lo straniero rispetto alla giovane calabrese, questo sì. Che ci sia il problema del reddito di cittadinanza, guarda, noi lo abbiamo detto in tutte le salse e io mi trovo a parlare con tante ovviamente imprese artigiane. Sicuramente non è l'unico problema della ricerca di manodopera, però è uno dei problemi, perché spesso capita ovviamente quando senti un ragazzo però, al quale offri il lavoro. I sindacati, non so se andate d'accordo con i sindacati, dicono loro datecelo a noi questi contratti che li fermiamo noi a questi prezzi, tu difendi le imprese, dite qual è la verità, perché non riesco a capire, perché qui non si capisce più, non se ne esce più, se sono le imprese che non vogliono pagare a norma. Scusate Silvano, te lo dico, ci sono nei centri commerciali ragazzi che prendono 500-600 euro al mese. Ci sono attività nei lidi, nei ristoranti, che hanno fatto lavorare 10 ore, 12 ore a 600-700 euro e li hanno sfruttati all'osso. Lino, guarda, contratti allora in nero. Ora capisco anche il discorso dei contratti in nero, perché qui c'è anche una concorrenza sleale di chi prende reddito di cittadinanza e ci lavora pure in nero. Immagino che questo a Caruso, a Storina e ad altri crea un problema anche di concorrenza sleale. Abbiamo collegato Pulice, scusa un attimo, Pulice, buon pomeriggio. Abbiamo Francesco Pulice, buon pomeriggio caro. Ecco, concorrenza sleale sul lavoro, non so se hai seguito fino adesso la trasmissione e capito un attimo qual è la tendenza. Intanto voi vi interessate di che cosa? Salumificio, prodotti salumificio, bene. E allora come sta andando? Aumenti, crisi, dipendenti? Mi faccio un attimo un resoconto se fare impresa in Calabria conviene.
Allora, fare impresa in Calabria conviene sempre, perché è la terra in cui siamo nati e ci crediamo, quindi bisogna sempre continuare nonostante tutto. E chiaramente il reddito di cittadinanza, che è l'argomento di cui stavate parlando adesso, è uno dei fattori, però non è solo quello la colpa dell'aumento dei costi e delle altre cose che ci sono. Viviamo in una situazione in cui noi speravamo e auspicavamo un aumento dei fatturati per il 2022. Purtroppo stiamo vedendo adesso che ci accingiamo ad un calo netto sicuramente degli utili. Le spiego subito il perché. Chiaramente non lo scopriamo oggi, il post pandemia ha fatto chiudere diverse aziende e ha fatto sì che poi all'apertura le materie prime sono state accaparrate dalle aziende, quindi c'è stata una corsa a prendere il maggior numero di materie prime per evitare appunto che terminassero. Da qui siamo arrivati, le faccio il mio esempio ad oggi, l'acquisto delle materie che servono per il packaging, aumentate a dismisura, con un controllo che non è esistito su questi aumenti. Basta pensare che una scatola, per esempio, una scatola vuota dove mettere derrate alimentari, costava circa 70 centesimi. Nel termine di 3-4 mesi costa circa 1,50 euro. La miseria! L'azienda mai ha fatto un calcolo delle scatole che va a consegnare nei punti vendita. Oggi invece bisogna farlo, perché 1,50 euro al pezzo sono costi molto rilevanti, chiaramente. Andiamo avanti con i costi energetici. Eravamo una nazione dove i costi energetici erano altissimi. Sappiamo bene che le derrate alimentari camminano su ruota per circa il 90%. Oggi avete visto alle colonnine il gasolio quanto costa, il metano. Il metano è andato a cifre esorbitanti. Prima fanno le campagne per farci acquistare mezzi a metano, meno inquinanti, e poi invece ci troviamo dall'altro canto invece costi che non sono più accessibili. E per fortuna che per esempio la mia azienda aveva investito negli anni passati creando un'azienda più green. Abbiamo investito nel fotovoltaico, lampada a LED, solare termico, caldaie di ultima generazione, pompa di calore, però le bollette sono arrivate a cifre esorbitanti. A settembre ricordo la bolletta di 3.700 euro, quella che è arrivata 5 giorni fa. E di 7.000. Mi ripete per favore questo dato, scusi Pulici, mi ripete questo dato. Allora, sì. L'ultima bolletta prima di questa, la penultima, scusi. Quanto allora, è? Settembre 2021, la bolletta energetica della mia azienda era 3.700 euro. Ad ottobre abbiamo avuto 6.004, 5 giorni fa 7.000. C'è un'azienda... Cioè, mi scusi, dal 2000, da quanto è partito? Settembre quant'era? 3.700. E oggi è? 7.000. Il doppio? Il doppio in 60 giorni. E nel frattempo come gestite questi aumenti? Gestire è molto difficile, dico la verità, perché anche se i clienti sanno di questi aumenti, però è difficile pure che i clienti accettino gli aumenti proprio nel periodo natalizio, perché sembra che nel momento ci sia una speculazione in atto in virtù del Natale, invece non è così. No, non è così assolutamente, e la cosa preoccupante è che peggiorerà, perché i costi aumenteranno a dismisura. Quindi anche se riuscissimo nel 2022 ad aumentare i fatturati, di sicuro abbasseremo gli utili. Scusa, ma così a gennaio ci sarà un collasso della richiesta? In questo caso l'offerta si ferma a gennaio di solito. Il discorso è appunto quello che ha detto lei, perché... cosa succede? Se io, azienda, devo aumentare i prezzi perché sono costretto, il consumatore, come me, il cittadino, che ha una busta paga sempre uguale, non può andare a comprare, non ha il potere d'acquisto. Ecco, la domanda è perfetto quello che lei sta dicendo. Pulici, rimango un attimo in linea. Silvano, parliamo sempre col segretario regionale di Confartigianato. Cioè, la busta paga è sempre la stessa. Cioè, perché lo Stato, Draghi e compagni, non si rendono conto che se tu aumenti tutto,
anche se vogliono fare degli interventi di 200-300 milioni di euro per calmerare un pochino gli aumenti, ma se la busta paga sempre di 1.200-1.300 e abbiamo solo con l'energia gli aumenti di 500-600 euro l'anno, ma la famiglia come fa, un nucleo familiare con la crisi che c'è, se è monoreddito e alla fame? Questo è quello di cui parlavamo, diciamo, all'inizio, che il potere di acquisto ovviamente si riduce dal lato delle famiglie. Tutti questi rincari che poi ovviamente si ripercuotono sulle aziende. Le aziende ovviamente, come hai visto, stanno cercando di reggere un po' questo peso, ma alla lunga dovranno necessariamente rivedere un po' la situazione. E questo ovviamente si ribalta poi lato cliente finale, quindi sul potere di acquisto delle famiglie, perché le buste paga, come diceva anche Salvatore Astorino, alla fine sono quelle, cioè rimangono quelle costantemente, non vengono modificate sulla base di questo elemento. Guarda, se mi consenti solo due cose vorrei dire, sul discorso dell'energia, che è abbastanza significativo quello che ha detto l'imprenditore Pulice che è intervenuto adesso, questi rincari sono ovviamente importanti, e da gennaio sono previste ovviamente ulteriori poi rincari. C'è un'altra stangata a gennaio, già l'abbiamo comunicato, un'altra stangata a gennaio. Assolutamente, che si ribaltano ovviamente poi, ripeto, sull'imprenditore nel momento in cui va a valutare ovviamente i costi aziendali. Questo però tieni conto che c'è di partenza un problema già nella gestione, diciamo, nella strutturazione della bolletta. Noi oggi paghiamo innanzitutto... credo che sia il 34, il 35% in più di costo energetico in Italia, superiore rispetto a quello che pagano i nostri competitor, diciamo, dei paesi europei. In secondo luogo, nell'ambito della bolletta noi ce la troviamo strutturata che le piccole imprese, quelle in bassa tensione, pagano di più gli oneri generali di sistema rispetto ovviamente magari alla grande azienda che consuma di più e paga meno degli oneri generali di sistema. A fronte, per capirci, abbiamo uno studio del nostro sempre centro studi di Confartigianato, a fronte del 35% di consumo energetico se ne pagano 49 poi di oneri di sistema. Ovviamente su questo bisogna poi intervenire, perché sul caro bollette, sul costo dell'energia elettrica, ci sono una serie ovviamente di elementi che intervengono, ma sulla strutturazione della bolletta la si potrebbe ovviamente rendere in maniera più equa la distribuzione e non gravare sulle piccole imprese, che Lino, non dimentichiamo che rappresentano il 98,8%, il 99,8% delle imprese non soltanto italiane, ma ovviamente calabresi. Quindi se noi andiamo sul piccolo e graviamo tutto sul piccolo, ci rendiamo conto che poi il sistema ovviamente attenzione, non regge. La grande impresa, l'impresa, l'economicità la fanno la piccola e media impresa. La piccola e media impresa. I 10 dipendenti. Esattamente. Le aziende che stiamo ospitando oggi in trasmissione. Ma poi alla fine il cliente mica intanto non riuscirà a capire, e tantomeno se non si ritrova, perché adesso deve affrontare il Natale, deve riscaldare la casa come si deve, creare quell'armonia e tutta quell'economicità che aveva anche il risparmio, lo mette via per quanto riguarda il Natale. A gennaio ci ritroviamo con le tasche vuote delle famiglie, al di là di chi poi ha possibilità economiche più importanti, perché è dirigente, perché è imprenditore, ma se parliamo del 70% degli italiani che hanno una busta paga che va da 900 euro a 1.400 euro, è così Silvano? E allora cosa spenderanno, cosa compreranno? E allora io mi chiedo, e vado da Vincenzo Caruso, che lui fa dei lavori importanti anche in merito a quello che è il lavoro artigianale, un lavoro certosino di grande professionalità. Qual è la prospettiva, le prospettive, quali saranno? Beh, le prospettive, diciamo, da questa analisi non sembrano così rose. Voglio fare anch'io una considerazione. In finanziaria si parla della riduzione dell'aliquota IRPEF, ma non si parla della riduzione del primo scaglione, quello al 23%, che riguarda la maggioranza dei nostri lavoratori e quindi delle buste paga che stiamo dicendo. E qui si fa un appello alle forze politiche, dire guardiamo anche alla fascia bassa dei redditi più bassi. L'altra riflessione sarebbe quella che richiamavo anche prima sul salario minimo, perché dobbiamo pensare di aumentare questi salari minimi per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e delle persone, delle famiglie medie. Io questo ritengo che sia una via maestra da seguire per poter dare spinta anche ai consumi
e quindi uscire da questa situazione un po' generale di difficoltà in cui tutti ci andremo a trovare presto, no? E dal lato nostro cosa possiamo fare? Rispettare le regole, dico io, ed è importante rispettare le regole, fare in modo che i dipendenti vengano pagati secondo quello che sono i contratti collettivi nazionali. E faccio un appello al nostro segretario, che si faccia una battaglia seria sul lavoro nero, che si faccia una battaglia seria sulla... Ma scusa, il lavoro in nero perché? Perché non vuole assumere l'impresa o perché è il lavoratore che preferisce il nero? Ma c'è una cultura diffusa rispetto a questo, quindi bisogna colpire in tutte e due le direzioni, in modo tale che non ci sia una concorrenza sleale, no? Di quelle aziende o di quei lavoratori che facciano... Cioè vuoi dire, se io faccio, ho 13 dipendenti assunti e fiscalizzati e il mio preventivo è normale che è un 20-30% più caro di chi ha i dipendenti in nero e fa un lavoro diverso, e questo è il punto. Esattamente questo. Ma lei mi sta fregando perché ho il suo collega che mi fa un 30% in nero, niente sapendo che il collega c'ha su 10 dipendenti ce n'ha 5 in nero, questo è il punto, è così? Sì, questo deprime l'economia in maniera pesante e quindi bisogna intervenire su questo in maniera massiccia. Quindi chi non ha nulla da temere deve gridare forte. Non che pensi che poi alla fine la professionalità, l'assistenza, il lavoro che si fa negli anni, lo storico, il know-how, ripaga il professionista serio? Assolutamente sì, cioè le aziende che lavorano seriamente sicuramente hanno la possibilità di fare dei lavori più impegnativi, dei lavori dove le esigenze sono un po' più determinate, ma c'è una gran fetta di mercato che pur volendo fare delle cose fatte bene non se lo può permettere, lo stiamo dicendo, no? E quindi, magari abbiamo un territorio così povero, pensate che la disoccupazione giovanile dai 14 anni ai 34 anni sfiora il 60%. Quella che prevede dai 34, 35 ai 50, 45 e siamo vicini al 40%, detto dai sindacati in diretta. È un territorio così povero dove vede anche i nostri figli che stanno andando via da questa terra. Ecco, è possibile mai un giro di nuovo con Salvatore Astorino? Non riusciamo a tenere questi ragazzi? Noi li formiamo, vengono laureati con master e li mandiamo a dare il meglio, dico, in Lombardia, nel Veneto, in Europa, in giro per il mondo. È possibile che questa terra deve essere ultima in tutto? E questo chiedo, perché sicuramente nelle zone industriali, e questo lo dico per quello che ho fatto in questi anni, abbiamo un desert store, zone industriali devastate dalle ruberie che ci sono state, anche di aziende che hanno preso i soldi della comunità europea e nessuno ha controllato, né sindacati, né sindaci, né i lavoratori che hanno perso, hanno accettato quel lavoro precario inizialmente e poi hanno fatto il vuoto in queste zone industriali. Astorino, anche nelle zone industriali di Crotone, dove ci sono dei colleghi, per esempio io conosco, che è cresciuto molto, Franco Facino, se tu lo conosci a Franco, sì, ha creato una bella realtà, non è una zona industriale questa, attenzione. Ecco, vai Astorino. Sì, prego. Purtroppo... Diciamo che l'errore un po' che si è fatto secondo me è quello di distribuire soldi a pioggia e quindi non sono stati fatti i controlli dovuti, quindi di conseguenza molti imprenditori, dobbiamo dire la verità, anche del nord sono venuti giù e hanno preso i soldi e sono andati via, cioè hanno mantenuto l'azienda per quei 4-5 anni che avevano l'obbligo. Che non solo dopo i 5 anni si sono rivenduti pure il capannone. Esatto, eh? Che poi dopo i 5 anni sono anche rivenduti insomma il capannone e i macchinari che c'erano all'interno, lasciando praticamente poi... E di chi è la colpa? Ma la colpa, cioè forse anche nostra, senta, Astorino, se lei ha un'azienda importante nel Cotonese e vede che altri colleghi prendono i soldi, depredano la zona, non le fanno un danno anche a lei? Assolutamente, perché il territorio, certo, viene usurpato anche di nuove, perché come diceva lei prima,
molti ragazzi che avrebbero potuto trovare lavoro. Bravo. E poi scappano perché giustamente non trovando lavoro sono costretti ad andare via. E quindi c'è un impoverimento del territorio, anche di nuove leve che potrebbero investire nel territorio e fare nuova azienda. C'è da dire che anche ormai il mondo del lavoro è cambiato, cioè ci sono nuove figure, nuove forme di lavoro che purtroppo... E per esempio, io parlo di marche, di queste nuove figure che ci sono sulle reti, sui social, su queste figure nuove digitali, che naturalmente le nostre aziende ancora, molti non si possono permettere. Ancora nelle vostre zone manca anche la rete, parliamo della fibra, che manca anche la fibra ancora. Dopo. Esatto, per questo dico, quindi conseguenza... Pulice, ce l'ha la fibra? Pulice, ce l'ha la fibra lei? Sì, meno male, è arrivata la fibra. No, perché se ancora qui stiamo discutendo che alcune aree della Calabria non arriva neanche la fibra che collega il sistema internet, che ormai si muove tutto attraverso il sistema digitale, quello che noi abbiamo discusso in questo momento attraverso gli organi di comunicazione della rete, no? La famosa rete. Ecco, è d'accordo con quello che abbiamo detto, perché questi giovani non rimangono nel territorio e vanno via? Io sono d'accordo solo parzialmente, perché credo che ci sia stato un errore di fondo anche delle generazioni precedenti alla mia, e le spiego subito. Durante gli anni 80, 90 c'era quel boom economico e noi al sud abbiamo abituato i figli a crescere con una mentalità del posto fisso, e questo è stato un errore gravissimo per la nostra generazione. Quindi crescere con questa mentalità senza andare ad imparare un mestiere che oggi vale oro. Quindi si arrivava per esempio a 35-40 anni senza avere una professione. L'unica professione poi che si è sviluppata negli ultimi 15 anni sono stati i famosi call center. Ma era una professione molto labile, perché l'abbiamo vista anche noi in Calabria, poi si chiudeva, perdevano magari il mandato della grossa azienda e quindi restavano questi ragazzi con un pugno di mosche, perché sono riusciti semplicemente a mettere qualche spicciolo in tasca, però non sono riusciti a creare una base economica tale da poter affrontare quelli che hanno fatto prima di noi, diciamo, un mutuo per una casa, e crescere una famiglia e fare, diciamo, figli, perché adesso si limita a farne uno, perché si dice che una famiglia non ce la fa, una famiglia monoreddito, a mantenere più di un figlio. E questa è una cosa che è molto brutta. A mantenere, mi scusi, signor Pulice, a mantenere un figlio? Questo è, diciamo, quello che si suole dire in Calabria, però è una cosa, diciamo, stupida, perché poi vediamo invece gli emigranti che arrivano con 10 figli e poi ce la fanno. Quindi è tutta questione di mentalità. Io vorrei pure chiedere ai nostri giovani, se studiano e lo fanno e sono professionisti nel loro campo, perché non iniziare a lavorare in Calabria, aprire un'azienda in Calabria? Perché la cosa più semplice, paradossalmente, è emigrare. Perché ci sono più opportunità? Francesco, non pensa che l'aspetto ambientale e la burocrazia, questo prende la larga, spianca i giovani, a parte che non li sentiamo, né partecipano, perché per esempio, questo lo dico anche a Silvano Barbalace, e lo dico agli imprenditori che sono in studio, e da noi arrivano telefonate degli over 50, over 60, over 70, non partecipa il giovane, ma quando un giovane prende un master, una doppia laurea e non ha il coraggio di chiamare, di partecipare,
perché non c'è interesse, sono distaccati dal mondo del lavoro, sono staccati perché questi studiano fino a 24-25 anni, poi probabilmente trova il papà o la mamma che li colloca in una zona del nord Italia attraverso sempre un parente, un fratello, un cugino, e vanno su e vanno via o vanno anche all'estero. Dice bene, perché non provano a lavorare qui sul territorio. Probabilmente ci sarà la burocrazia, la politica che vuole sempre in cambio di qualcosa il voto. C'è un interesse sconcertante in merito a quelle che non sono le professioni. Io credo che manca formazione, credo che ci deve essere un qualcosa. Ora c'è organizzato intanto uno sciopero generale per il 16 di dicembre, ma che riguarda un po' tutto il nostro territorio. Noi siamo ultimi in tutte le classifiche, dal reddito, dal tenore di vita, dalla criminalità organizzata. Io non so, alle volte quando c'è la classifica sulla Calabria, poi specialmente Crotone è ultima città d'Italia, lasciata al disastro, lasciata abbandonata lì completamente. Io credo che la politica in tutto questo non ha saputo costruire, né con le imprese, né con le zone industriali, non ha saputo costruire in questi ultimi 20 anni il futuro di questa terra. Questa è la verità, signor Pulice. La verità è che nessuno ha investito sul territorio, ma hanno investito personalmente sul proprio orticello legato al voto, al favore, al comparuccio, e basta. E non hanno fatto rete per far crescere e far diventare grande questa terra. Questo è per me il pensiero. Professore Polimeni, lei ha pienamente ragione, ma i politici che lei ha nominato, chi li ha votati se non noi? A me lo chiede. Guardi, le passo un attimo Silvano, guardi, non mi faccia dire nulla dei politici, guardi, perché poi minacciano con le denunce. Vai Silvano. Guardi, io vorrei sorvolare. Sì. Su questo discorso, se possibile... No, non è che io ho problemi di parlare della politica, ne parlo tanto, oggi sto evitando, proprio perché c'è gli imprenditori, no? In questo caso. Prego. Mi volevo riallacciare invece ad una cosa che ha detto saggiamente Silvano Barbalace. Quando ha parlato degli altri paesi dell'Europa, c'è una piccola cosa di cui nessuno mai parla. Ora, diciamo che fondamentalmente tocca poco la mia azienda, perché io producendo salumi calabresi, insomma, trovare un'azienda che produce salumi calabresi in Francia, in Germania, in Spagna, è cosa rara. Però pensate ad un'azienda manufatturiera, che è un'azienda qualsiasi che produce, dico, un giubbotto, un cancello, una qualsiasi cosa. Se partiamo tutti dallo stesso nastro di partenza per arrivare al traguardo, allora chi corre di più, chi sa correre di più, vince. Però se noi abbiamo, per esempio, la Francia, che ha avuto anch'essa gli aumenti delle scatole energetici e quant'altro, però... Sì, ma attenzione, caro Pulice, lì abbiamo il nucleare, attenzione che lì c'è il nucleare. Volevo arrivare a questo. Ah, questo, ok. Un'azienda paragonata alla mia che pagava 3.700 euro di energia elettrica, lì magari ne paga 2.000 perché già costa di meno. Ora che è aumentata ne pagherà 2.500 e non 7.000. Quindi se io devo scontrarmi con un mio competitor, però partire uguale dallo stesso nastro di partenza, è un conto. Però partire con un'azienda che è 20 metri più avanti di me, è chiaro che vincerà. Certamente che l'Europa, quella della Germania e della Francia, è più avanti di questa Europa. Ma tutte che le fatta... nazioni, noi già partiamo svantaggiati, perché vero, il costo del lavoro è tra i più alti d'Italia, i servizi sono tra i peggiori d'Italia, il costo energetico è il peggiore d'Europa. E adesso gli aumenti toccano praticamente l'Italia in modo smisurato, mentre altre nazioni viene toccato di striscio. Sì, questo divario tra aziende italiane e aziende dell'estero diventa sempre più grande. E favorisce le altre aziende estere, ho capito. Silvano, e poi il giro con gli altri. Sì, no, alla fine il signor Pulice ha detto un po' quello che insomma, volevo dire in questo momento intervenendo, e cioè che ricollegandomi anche a quello che dicevi sui giovani, fondamentalmente è il contesto nel quale ovviamente ci si muove, che non è sicuramente dei più favorevoli perché un giovane possa fare impresa. Fare impresa
Guardiamo ovviamente al lato imprenditoriale, fare imprese in Calabria, l'abbiamo detto, insomma, non è sicuramente un territorio facile, ma se poi non si costruiscono tutta una serie di condizioni perché da un lato la pubblica amministrazione deve essere efficiente, dall'altro, come diceva appunto qualcuno, il discorso dei trasporti, piuttosto che il discorso della qualificazione anche del personale. Se non si creano tutte queste condizioni, ovviamente un giovane non è incentivato a rimanere sul nostro territorio. Prende, fa ovviamente le valigie e va ovviamente via. Questo è il problema fondamentale per costruire e far rimanere i nostri giovani. Se mi consenti solo una cosa, vai, sul discorso del... E poi la pubblicità. Ok, vai, allora, no, vai, dì. Solo sul discorso del personale proprio dei giovani, visto che tu prima avevi toccato, facevi l'esempio dei centri commerciali, insomma, sì, l'importo basso per quanto riguarda ovviamente l'erogazione, insomma, delle buste paga. Non tutte le imprese ovviamente, ci sono delle imprese che sicuramente ragioneranno in questo modo, sbagliando ovviamente. Confartigianato è una di quelle che è per la massima legalità, massima trasparenza, noi siamo firmatari di contratti collettivi nazionali e chiediamo ovviamente il rispetto delle regole. Ci sono sicuramente dei casi in cui alcune aziende non rispettano le regole e propongono magari lavoro in nero o chissà, è inutile che ce lo nascondiamo, siamo in Italia, siamo in Calabria. Però ovviamente non possiamo fare di un erbo un fascio, cioè ci sono ovviamente tante aziende, qui a questo, diciamo, accanto a me ce ne sono due ovviamente che hanno difficoltà nell'individuare del personale che possa essere qualificato, del personale alle quali vogliono offrire condizioni contrattuali previste ovviamente dalla legge, ma che non riescono a trovare. Quindi, tornando ovviamente al problema, c'è il reddito di cittadinanza? Sì, è uno dei problemi. C'è ovviamente un problema che viene offerta degli importi più bassi rispetto a quello che prevede il contratto collettivo nazionale. Forse alcune aziende lo fanno, ma non tutte, anzi la stragrande maggioranza delle aziende offre contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi nazionali, e quindi il rispetto totalmente delle regole. Poi non so se magari influisce sulla scelta dei giovani di rimanere in Calabria anche un aspetto culturale, un aspetto legato forse ai genitori che magari si sbaglia alle volte nel porsi con i figli e magari si è troppo protettivi nei loro confronti, e questo ovviamente è stato un danno. Forse la vecchia generazione non lo ha fatto e a 18 anni lanciava per la strada ovviamente i propri figli e gli diceva impara un mestiere. Forse oggi, insomma, bisognerebbe un po' invertire questo trend. Bene, allora prima di passare, intanto voglio salutare il signor Pulice perché mi devo collegare con un altro imprenditore. Le volevo fare una domanda secca. L'accesso al credito. Guardi che adesso siamo in una fase in cui l'accesso al credito non è molto difficile, ad essere onesti. Anche i mutui sono a livello forse storico più bassi di sempre, quindi non vedo un accesso al credito come problema di fondo. Poi chiaramente, non lo devo insegnare io, il rating di un'azienda è importante per accedere al credito. È il famoso rating, esatto. Sì. È chiaro, quindi i bilanci sani, certo, le aziende sane, certo, non hanno questo tipo di problema, secondo Bene, me. Bene, signor Pulici, io la ringrazio, è stata una bella occasione anche parlare con lei, ci sono altri colleghi che ci dobbiamo collegare, non mancherà occasione ancora attraverso la Confartigianato di creare una sinergia e fare rete per confrontarci in maniera così trasparente. Grazie a Francesco Pulici e il saluto del mio studio. La saluto e la ringrazio per l'opportunità data. Grazie a lei per la sua esperienza e per quello che ha rappresentato. Una battuta a Sorino, accesso al credito, per te è facile o è... In questo momento secondo me invece l'accesso al credito è facile. In effetti, non ci sono problemi? No, non penso che... Dice bene il fatto del rating dell'azienda? Il discorso rating lo vedono sempre, cioè a prescindere. Quindi, però io con la Confartigianato abbiamo adesso, insomma, con Confartigianato e Artigian Cassa, abbiamo stabilito dei rapporti proprio per stare vicino agli artigiani con un accesso al credito più facilitato. Ecco, quindi una volta era un problema quasi avere accesso al credito e sostenere le imprese, ma lo diciamo, scusami, perché abbiamo uno storico know-how con 20 anni d'azienda o la piccola impresa che apre è facile per come dite voi? No,
Per le aziende che aprono, diciamo, è più difficile, sì, non assolutamente. Ma non dobbiamo aiutare le imprese che aprono, Silvano, non dobbiamo aiutare le imprese... Fa parte di quel contesto che dobbiamo creare le condizioni perché il contesto sia favorevole ovviamente allo sviluppo delle aziende. È vero, perché se tu mi devi aiutare l'impresa che ha difficoltà, non quella che ha l'economicità alle spalle più larghe. È vero Caruso? Sì, è vero. Fortunatamente non abbiamo problemi di accesso al credito quando ci sono delle storicità, noi abbiamo 40 anni di attività, bisogna invece incentivare la creazione di nuove imprese, favorendo anche quel cambio culturale che si diceva prima, no? Della volontà di rimanere in Calabria e creare, cioè di invertire quelle classifiche e iniziare ad avere la consapevolezza che noi calabresi possiamo essere i primi nel mondo. Voglio raccontare a questo proposito che noi come azienda stiamo facendo una ricerca di personale per diverse posizioni. Appello, è importante. Stiamo ricercando un magazziniere, un apprendista, un autista. Addirittura. E un ingegnere meccanico. Cioè lei mi sta dicendo. Noi stiamo cercando quattro persone. La storia cerca. Lo ripeta perché il 393-7728-223... mandateci anche una mail eventualmente a redazione @linopoliveri.it che noi gireremo tutto all'imprenditore. Cercate un autista. Sì, un autista munito di patente C. Patente C, poi? Un apprendista. Un magazziniere e un ingegnere meccanico. Ecco, siccome la domanda apposta che la fanno loro, la faccio io. Cosa mi pagate? Cosa mi date? È la domanda classica. Gli diamo quello che prevede il contratto collettivo nazionale. Nazionale. Voglio dire una cosina molto semplice. Per le tre posizioni più l'apprendista, il magazziniere e l'autista abbiamo ricevuto solo due persone ultra cinquantenni. Addirittura. E la voglio dire... Voglio dire una... Ma raccontami questa, scusa, fammi sentire. Abbiamo fatto colloqui solo a due persone ultra cinquantenni. Che significa questo? Che nessun giovane si è presentato in azienda Cioè non si è presentato un over 20, un over 30? No. E le voglio dire di più. Guardi, ascolti, Vincenzo, io questi appelli, quando mi dicevano in trasmissione, guarda abbiamo due o tre posti di lavoro, neanche annunciavo questi posti di lavoro che chiamavano 100 persone per prenotarsi. Lei mi sta dicendo che per questi posti, con un'azienda quotata con 40 anni di storia, non risponde nessuno? No, le sto dicendo sì, le confermo che non si è presentato nessuno. Le voglio raccontare questa sugli ingegneri meccanici, perché secondo me è ancora più significativa. Noi abbiamo fatto una offerta di lavoro su LinkedIn, abbiamo ricevuto 43 candidature di ingegneri meccanici, 32 dei quali sono ingegneri indiani. 32 indiani? 32 ingegneri indiani con laurea magistrale. Qui che cos'è che voglio dire? Che dobbiamo intervenire sulla cultura, cioè sulla cultura per dire anche in Calabria si può fare, si può lavorare, e bisogna avere però la volontà di investire il proprio know-how, la propria competenza per far crescere le aziende calabresi. Cioè la laurea non deve essere un passaporto per l'espatrio, ma deve essere... Bravissimo! La laurea deve servire per sviluppare la Calabria. E se assumiamo questa consapevolezza, dico io, tutti quanti, possiamo cambiare le cose. Io dico, guardi, mi faccia la cortesia, me lo ribadisca, perché io poi ogni tanto lo tiro fuori, lo estrapolo e lo mando in onda. Lei cerca, allora, è il, che giorno è oggi? 9 di dicembre, no, lo sa perché mi viene da ridere? Perché mi parlano che c'è veramente tanta fame e disperazione, secondo me stanno benissimo. Allora, lei dice, vuole un autista, che età deve avere questo autista? Così la diciamo meglio. Allora, per l'autista, diciamo, si preferiscono, sempre le persone giovani. Un over 30, over 40, dai. Ma chiaramente anche perché è un lavoro faticoso, quindi... Usurante, sì. Sì, è un lavoro Poi, faticoso. Poi, il magazziniere? Il magazziniere è un apprendista. È un apprendista. L'apprendista è possibilmente il più giovane possibile. Un magazziniere, un autista con patente C e un ingegnere? Meccanico. Meccanico.
non si è presentato nessuno, su 30, sulla richiesta 36 erano indiani, cioè in pratica ma dovevano venire dall'India o erano indiani in Italia, scusi? No, qualcuno era indiano in Italia, aveva studiato ha studiato al Politecnico, qualcuno è dall'estero, i più insistenti, quelli che mi scrivono di più sono gli indiani che stanno fuori e vorrebbero venire a lavorare da noi. C'è un problema però di lingua, perché io l'ingegnere meccanico lo devo far parlare con le mie maestranze in produzione, certo. Quindi sono un po' frenato da una scelta del genere per questo motivo. E mi scusi, l'analisi che lei ha fatto di fronte a queste richieste e risposte che non ci sono state, vuol dire che in Calabria stiamo bene? Non lo so, forse è più facile lamentarsi che fare, non lo so, non so cosa dire. Cioè fare l'autista o fare il magazziniere non è che ci vuole un'arca di scienza, come si dice, no? Cioè è un lavoro anche, diciamo, sì, un po' usurante, ma hai bisogno di un minimo di praticità, di velocità e lo fai. Non è che hai bisogno della laurea per fare il magazziniere. Ci vuole solo grande volontà. Grande volontà. Grande volontà di lavorare e poi tutto il resto si fa. Ma la facoltà di ingegneria meccanica non c'è a Cosenza, mi scusi. Sì, sì. Unica. Abbiamo fatto anche degli annunci sui social, sì, dell'Unical. Non c'è a Cosenza. Sì, abbiamo fatto anche degli annunci sui social dell'Unical. Abbiamo ricevuto due candidature. Due candidature? Sì. E le altre? Basta, due candidature. Abbiamo fatto due colloqui, un tesi. Ok, va bene così. No, questa mi mancava, poi lo estrapoliamo e lo conserviamo quando dice ho fame, ho lavoro, ho bisogno di lavorare. Bene, a proposito, contratti nazionali, cioè a norma di legge, quello che diritti e doveri, come si dice. Quelli firmati da Confartigianato e dai sindacati. Scusami, Silvano. No, quelli firmati, dico, da Confartigianato e dai sindacati CGIL e CISL e UIL. Quindi quelli, sono quelli, i contratti sono quelli. Quanto è uno stipendio di un magazziniere, scusami Silvano? Non so precisamente, ma forse... È un contratto di ingresso intorno alle 1.000-1.100 euro, poi dipende dalle condizioni personali del lavoratore, perché i carichi fiscali... Stiamo parlando sempre dai 1.000 euro in su, dai. Sì. Grazie, andiamo in pubblicità e torniamo subito a Solina dopo, mamma mia. Ritorniamo in diretta e dopo le notizie date dall'imprenditore Vincenzo Caruso della Palermo Ferro Battuto, è normale che noi ci poniamo un problema, perché a questo punto non sappiamo più a chi credere, perché quelli dicono non ci vogliono pagare, noi diamo il contratto nazionale, e non si vuole faticare, va bene così, si tira a campare. Bossio è collegato con noi da precisamente Vincenzo Bossio, è una fabbrica tessile che è collegata da quale zona? Calo Pezzati. Calo Pezzati. Ah, tutto bene, grazie tanto per la partecipazione, non so se ha seguito in parte il dibattito. Ecco, ha sentito anche il collega Caruso che offre posti di lavoro e non si presenta nessuno. Che idea si è fatto lei? Fiscalizzazione, lavoro, quello che abbiamo discusso fino adesso, anche perché non comprendiamo se i giovani nostri calabresi sono amanti del sangue straniero, o meglio, preferiscono andare via e non premiare questa terra. Allora, come sentivo dire prima, certo la via più facile è quella di partire, anche perché non è solo una questione di posto di lavoro, ma è una questione anche di servizi e di comodità che altrove ci sono rispetto alla Calabria dove viviamo noi. Di certo anche noi abbiamo riscontrato questo problema del personale, perché non abbiamo trovato personale necessario quando ci serviva, specialmente nel periodo estivo dove aumentano le nostre commesse. Tra l'altro ciò si complica la situazione pensando al fatto che noi comunque abbiamo bisogno di un personale specializzato e quindi lo dobbiamo specializzare, c'è bisogno di sempre più pratica nelle aziende se si vuole capire un po' qual è la via delle aziende calabresi. Tra l'altro è vero, sì, noi in Calabria abbiamo delle situazioni ambientali che ci danneggiano rispetto al resto d'Italia, ma dobbiamo anche fare di necessità virtù e cercare di capire quali sono le nostre peculiarità
che ci rendono migliori o comunque alternativi a prodotti che vengono dalle altre parti. Il problema più grosso che anche voi avete sviscerato precedentemente è appunto quello dell'aumento dei prezzi e di come porsi sul mercato, perché diciamo che sta lì il nocciolo della questione: come porsi con dei prodotti competitivi nel mercato attuale italiano. Io parlo del mio settore, che è quello del tessile, dove siamo comunque tartassati dall'estero, dai prodotti a basso costo che arrivano dalla Cina, diciamo dai cinesi, dai. Non solo Cina, ma abbiamo dall'India, dal Pakistan, da tutte queste nazioni che comunque hanno una politica e una moneta diversa, per cui il potere di un euro in Italia non è certo lo stesso che può avere nel Bangladesh o in Cina, certo, oppure in Pakistan. E il problema è che il mercato tessile italiano è come se l'Italia in qualche modo avesse un po' abdicato alla produzione tessile, l'abbia comunque delegata all'estero. Invece noi abbiamo una produzione di nicchia che anche ultimamente ci ha dimostrato che, lavorando con prodotti di alta qualità, prodotti che comunque sono autoctoni, quindi della Calabria, abbiamo fatto in modo che da questa situazione, che in qualche modo ci danneggiava sui mercati normali, possa venire diventare invece un punto di forza nei mercati speciali. Quindi il problema si può risolvere. Non possiamo noi imprenditori diciamo influenzare l'andamento dei costi, dei prezzi, né tantomeno possiamo noi decidere le politiche del lavoro. Quello che possiamo fare è cercare di posizionarci su mercati più ricchi e che in qualche modo ci possono fare stare, insomma. Io credo signor Bossio, credo che il lavoro e il posizionamento della vostra impresa è basato poi sulla qualità, sullo storico, sul know-how, sulla perfezione anche dei prodotti e l'alta qualità che offrite con la vostra impresa. Eh sì, beh, veniamo anche noi da 3 generazioni di tessitori, quindi diciamo abbiamo ormai, diciamo, nel nostro DNA un po' di tessuti, diciamo, e quindi cerchiamo di appunto distinguerci non per il prezzo, ma per un prodotto più sartoriale. Senta, che idea si è fatto dei giovani calabresi? Guardi, purtroppo non una. Non voglio dica dire come che la sente, la dica per come la sente. Diciamo che più che altro è una situazione generalizzata. In Calabria non c'è lavoro, in Calabria è difficile fare impresa, è preferibile farla altrove. Quello che fa veramente rabbia è che credo che, forse ecco, in maniera un po' atipica, credo ci sia una regia in tutto ciò, perché dopo aver spogliato il sud di tutto ciò che si poteva spogliare, l'unica cosa che rimane è la forza umana, il lavoro, no? E il personale, i giovani. E in questo caso ci stanno riuscendo benissimo, perché noi rimaniamo sempre a corto di giovani che vogliono lavorare e che vogliono investire e credere nella propria terra. Senta, Bossio, lei parla, non so se ha dei figli. Sì. Se sono fuori, sono rimasti in Calabria, no. Sono qui? Eh sì, sono ancora piccoli. Ah, quindi... piccoli, no scusi. Dicevo che, no, vabbè, nipoti, sai, perché penso anche, io ho conosciuto, diciamo, ultimamente un sindaco che mi ha detto, cioè, i miei 2 figli che sono tutti e 2 fuori, uno a Milano e uno all'estero. Ora, la domanda è che probabilmente questi giovani non sono... Non vogliono fare sacrifici? Li abbiamo tenuti in una bella sfera di cristallo e protetti e non sono adeguati al mondo del lavoro? Perché sono legati esclusivamente ai social e distanti dai problemi che vive una famiglia calabrese? Ma non è, sì, una parte è vero, quello che le dice è giusto, però credo anche che siano un po', come dire, in qualche modo tartassati da un sentire comune, che non volerci nemmeno provare in Calabria, perché comunque non c'è lavoro, comunque è difficile. Senta, la cattiva politica, mi scusi, la cattiva politica, la raccomandazione, quello che ti scavalca, il fatto dell'aspetto ambientale, l'andrangheta, le paure, tutto questo influisce? Sicuramente sì. Però lei ci insegna che dobbiamo combatterle queste cose, no? Non credo che sia facile per un giovane comunque partire e andare al nord, anche lì avranno delle difficoltà da affrontare. E noi abbiamo questa, come dire, questa aggravante in più,
Siamo nati qui e in qualche modo dobbiamo combatterla questa cosa se vogliamo che cambi, se no abbandoniamo tutti. Voglio dire, ci vuole molto più coraggio a lavorare in Calabria rispetto che andare via, ma qualcuno lo deve pur fare, non possiamo. Quindi, diciamo, siamo più coraggiosi chi rimane e chi fa imprese in Calabria. Questo è il certo, punto. Sì, Ura, lo Pastorino. Trovo molto coraggioso. Io ho molti miei colleghi? Amici tessili che lavorano nel nord, mi dicono sempre: ma se la tua azienda fosse stata qui al nord saresti stato miliardario, cosa aspetti a venire su? Francamente, diciamo che forse una colpa è quella che paga anche Caffo, che è rimasto in Calabria e che non ha fatto la sua impresa al nord Italia. Probabilmente paga anche un aspetto ambientale, si pagano le gelosie, le invidie, non so, si paga tutto questo nel nostro territorio, perché c'è anche questo, i veleni che ci sono, no? Certo, questo lo trovo, lo riscontro anch'io e io veramente sono orgoglioso delle aziende come CAF, come tante altre che vivono in Calabria, mi sento orgoglioso di fare parte di una categoria imprenditoriale calabrese, perché francamente credo fortemente che un imprenditore in Calabria abbia qualcosa in più rispetto a un imprenditore da un'altra parte. E non solo, se riesce a lavorare in Calabria immagini cosa poteva fare al nord Italia o all'estero. Astorino, è così? Io concordo pienamente in effetti con il signor Bossio, perché è proprio vero, cioè fare imprenditoria da noi non è facile. Noi tutti i giorni ci impegniamo, noi imprenditori, a fare dei prodotti di qualità, però cioè il resto lo deve fare la politica, perché altrimenti se non si creano le condizioni per poter far sì che i giovani rimangano sul territorio, è normale che i ragazzi scappano, perché parliamoci chiaro, la qualità della vita in Calabria non è il massimo, insomma, no? Come diceva pure prima lei, cioè, se prendiamo la città come Crotone, che risulta l'ultima di tutte le classifiche, cioè, lei capisce che uno che si laurea dice: ma quasi quasi provo fuori, no? A rifarmi una vita, dove c'è la sanità che non funziona, c'è i servizi, la viabilità non funziona. Quindi io penso che, insomma, in questo la politica deve fare anche del suo, cioè deve cercare di... Non riusciamo a fare un brand calabrese, così Silvano, tu che conosci tante imprese e che hai tanti iscritti in Confartigianato, cosa ti dicono i colleghi del brand calabrese? Senti, non è la prima volta, Bossio è uno che lavora anche fuori insieme a Caruso, avete da fare... Lo sapete che molte aziende per marketing e comunicazione si iscrivono una sede, aprono un ufficio a Milano, a Roma, perché se vedono Calabria suona male e non vende. Ecco, e si apre l'ufficio a Milano in una via commerciale. Non so, è vero così, Bossio? Sì, capita. Io conosco parecchie aziende calabresi che hanno la sede commerciale o Milano, la sede centrale Bologna, o amministrativa, cioè, a Milano. Ne conosco tantissime. Ma io invece... mi vanto di essere orgoglioso di essere in Calabria, vengano gli altri a fare quello che facciamo noi, se ci riescono, con queste condizioni economiche. Per quanto riguarda la politica, francamente bisognerebbe capire soprattutto a chi fa comodo questo stato di cose, perché noi sappiamo benissimo che la politica è molto scollata dalla realtà, ma perché questa cosa non si riesce? Che forse sono gli stessi politici che non credono nell'imprenditorialità calabrese o comunque nei calabresi, perché se così fosse dovrebbero investire in questo settore. E noi ci ritroviamo ad avere costi aggiuntivi più alti rispetto a quelli del nord, come quelli dei trasporti. Io ho due corrieri con cui mi servo, uno è Bartolini, vabbè, sono due corrieri. Sì, può dirlo tranquillamente. Di questi corrieri qui noi paghiamo una tariffa più alta, come se fossimo delle isole, eppure la Calabria è attaccata all'Italia. Silvano, addirittura paghiamo di più come se fossero delle isole, come la Sardegna e la Sicilia, la Calabria per distanza. Tu sai, ti faccio un esempio, no? L'IKEA, no? Per esempio, non consegna in Calabria. Non è l'unica, non è l'unica. Normale? Guarda, un'altra che tra puoi l'altro dirlo, vale. È Mondo Convenienza, che sì? Sulla falsa riga consegna in tutta Italia eccetto la Calabria. È l'unica, è l'unica... Probabilmente perché ha chiuso in Calabria, forse. Non lo so, ma è non consegna in Calabria, per dire, come se appunto fossimo un'altra cosa fuori pensi dalla... di quello che abbiamo detto in chiusura? Ma guarda, in chiusura, allora...
uno non condivido quegli imprenditori che si fanno una sede legale fuori, insomma, a Milano, a Roma, perché secondo me... tu stai dimenticando, scusa però, no, guarda, no, dobbiamo essere orgogliosi di essere Silvano, calabresi. Tu stai dimenticando quando partivamo con la targa RC, Reggio Calabria, o Catania, o Palermo, e ti faceva una differenza quando viaggiavi al nord. Non dimenticate gli anni 70, 80, che i nostri padri ci raccontavano queste storie della targa. E molti addirittura preferivano avere una targa a Roma o di altre città per viaggiare. Io non so se questo vi è successo o vi è capitato, ma negli anni 80 questa era una regola. Non so se Bossio ricorda qualcosa o se qualcuno gli ha raccontato di queste cose. No, sì, l'ho vissuto anche io, insomma. Dire di essere calabrese già parti con un... devi dimostrarlo poi che vali, e questo non è ogni richiesto. Ogni volta devi metterti davanti a far capire che essere calabresi quasi ti devi giustificare che sei meridionale. Ma siamo a questo. Abbiamo una telefonata ferma che forse c'è un posto di lavoro. Io non lo so. Pronto? Mi sa Caruso. Mi sa che forse l'abbiamo trovato. Io non lo so. Signore, pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sono Piero da Tiriolo, ero interessato al posto dell'autista. Sono Piero da Tiriolo. Piero da Tiriolo, ma Piero quanti anni ha? 58. Con la buona salute! Grazie. No, è autista con patente C? No. Autista con patente C, no, io ho la patente B. E che B che portiamo? Un tassì? Un tassì? E no, ci serviva un autista con patente C. Con patente C, purtroppo la C non ce l'ho. Niente. Ma potrei fare anche il magazziniere, se è un imprenditore di Lippo Caruso, è interessato. Però attenzione Caruso, ascolta, dalla voce lo sento giovane e volontaroso. Se uno chiama... e si presenta e dice fatemi fare anche il magazziniere, vuoi dirgli qualcosa a 58 anni? Guardi, a 50... No, stavo dicendo a Caruso. Un attimo. Sarà un... Prego. Sarà un piacere riceverlo in azienda per un colloquio e valutare se c'è qualche possibilità anche per lui. Comunque avevi ragione a dire che sono gli over 50 che si presentano, meno i ragazzi alla fine. Sì. Sta accadendo questo poi. Anche in questo caso, sì. Vuol dire che i giovani sono andati già via e abbiamo perso tutti i trentenni, sono già al nord e sono rimasti solo gli over 50 e gli over 60? Non vorrei dire questo, vorrei dire che dobbiamo fare un lavoro di brand. Mi riprendo il suo concetto di viva il Made in Calabria, cioè lo dobbiamo costruire in maniera forte e dare... così la speranza a tutti i giovani che la Calabria possa essere un posto diverso, no? Un posto migliore, un posto in cui dobbiamo crederci tutti e assumere questa consapevolezza, no? E trasformare la voglia di partire nella voglia di restare. Quindi questo concetto di Made in Calabria deve essere fortemente fatto nostro. Comunque può fare un colloquio lo stesso anche come magazziniere, sì? Sì, certo. Va bene, ok. Signor Piero, passi in privato, sì. Sicuramente poi le daremo i dati dell'azienda. Grazie. Okay, Silvano, grazie. Siamo in battute. Voleva dire qualcosa Caruso? Silvano, e concludiamo, poi salutiamo anche Bossio, vai. Vincenzo? Ma io avevo già espresso il mio pensiero finale, che era quello di questo grande appello. Io racconto la mia esperienza personale, ho 45 anni, ho studiato, il primo anno di università l'ho fatto a Milano. Lì mi sono subito reso conto che se avessi continuato a studiare a Milano non sarei più tornato in Calabria. Senza pensarci due volte mi sono trasferito all'Università della Calabria e ho deciso di investire tutte le mie forze, tutte le mie energie nell'azienda che i miei genitori avevano costituito e che io insieme a loro ho sviluppato sino al punto in cui si trova oggi, no? Quindi è possibile impegnarsi, è possibile fare bene anche in Calabria. Questa è l'esperienza, l'esempio personale che voglio riportare a tutti.
Con questo augurio vi lascio e vi ringrazio di avermi dato questa splendida opportunità di parlare in pubblico. Grazie ad un vasto a pubblico. Silvano Caruso, Palermo Ferro Battuto. E dove rimane la sua azienda? In quale paese? A Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia. Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia. Grazie a Salvatore Astorino. Astorino Pasta rimane a Crotone, Passo Vecchio, così ha trovato lì, ha fatto l'impresa lì adesso. Sì, anch'io volevo veramente ringraziarvi di questa opportunità che ci avete dato di poter esprimere i nostri pareri, le nostre... Si comincia a dialogare perché comprende cosa sta accadendo anche nel nostro territorio. Grazie a Sorino. Bossio, la ringrazio e diventa anche un modo per fare rete e comprendere e capire anche con i colleghi che dobbiamo fare di questa terra. Sicuramente sì. Io... mi auguro che ci sia la possibilità di fare più rete possibile fra gli imprenditori, perché da quelle che sono state le mie esperienze vi posso garantire che se riusciamo a fare un sistema e fare un fatto bene in Calabria, questo può diventare una specie di marchio di qualità, e noi abbiamo tutti i mezzi per poter fare prodotti di qualità, anzi diciamo che generalmente la Calabria sforna qualità. Quello che manca alla Calabria è la posizione sui mercati, e quindi è lì che dobbiamo andare a lavorare, perché per quanto riguarda attività imprenditoriali e forze e buona volontà ce ne abbiamo abbastanza. Io la ringrazio della partecipazione, calcolo un po' che abbiamo problemi anche con i voli aerei, con i nostri 3 aeroporti, stiamo veramente soffrendo. Grazie della partecipazione, non mancherà ancora occasione per averla. Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato, grazie Silvano per le segnalazioni, per queste belle imprese che abbiamo ricordato in diretta. Non mancherà occasione, da qui ad aprile avremo molte altre occasioni per parlare di impresa, ma questa volta andrò io a visitare anche le aziende e parlare. Grazie Lino a te ovviamente per l'invito. Oggi abbiamo visto insomma un po' di eccellenza, alla fine abbiamo parlato di tante problematiche della Calabria e del fare impresa in Calabria, però secondo me dobbiamo essere prima noi, come diceva anche Vincenzo Caruso, a credere ovviamente nella nostra terra, perché comunque si possono fare delle grandi cose facendo, lo diceva Bossio e io lo condivido appieno, iniziando a fare rete. Ovviamente già far parte di una struttura associativa vuol dire già fare rete. È adesso vero. Cominciamo a fare ovviamente guardando e ci mettiamo anche la comunicazione. Esattamente. Attenzione, chiudo, ti lascio la parola. Così non c'è alibi neanche per le famiglie che ci stanno guardando da casa. Che le imprese che abbiamo ospitato sono imprese di altissimo livello, che hanno difficoltà a trovare persone per lavorare. Lo avete sentito in diretta. Ha chiamato solo un signore, 58 anni, con la patente B, che farà un colloquio come magazziniere. Per darvi l'idea che spesso molte cose sono false, si dicono le cose tanto per dirle, tanto per criticare, tanto per lamentarsi, ma poi alla fine il problema è che non vuole lavorare nessuno, probabilmente. Silvano, grazie. No, grazie, ti ripeto, grazie a te Lino. Noi ricollegandomi ovviamente e vado in chiusura a come, perché insomma rimanere in Calabria, ripeto, lo diceva anche Vincenzo, ci consideriamo... Io ho 43 anni e ho scelto anche io come Vincenzo di rimanere ovviamente in Calabria, perché ci sono, ripeto, il contesto sicuramente va indubbiamente migliorato, però dobbiamo prima noi crederci prima di ogni cosa, quindi dobbiamo insomma andare pensare positivo e andare in questa direzione. Bene, grazie. Appuntamento a questa sera alla replica a mezzanotte, domani si ritorna in diretta alle 14:30, grazie ancora di cuore.